Buongiorno a tutti, benvenuti su Cucina Italiana di casa. Oggi prepariamo la ricetta dei panzerotti o pizza fritta. Per preparare questa ricetta vi serviranno delle farine, può andare bene un preparato per pizza, oppure della farina normale mescolata della farina di riso, come ho fatto io in questo caso, biologiche entrambe, del latte, dell'acqua, sale e o zucchero o malto. Per favorire la lievitazione. Lievito che sarà lievito di birra, fresco o secco. Cominciamo con il preparare la base per il lievito, mescolando latte che dovrà essere caldo, 36-37 gradi, con l'acqua. Se il liquido è troppo caldo, il lievito non sale, se è troppo freddo, il lievito non sale. Sciogliamo un pochino di malto o di zucchero se preferite, in modo da favorire la lievitazione. Unite un pizzico di sale alla farina, versate il composto con il lievito e iniziate a preparare l'impasto. Unite l'olio e impastate per una decina di minuti almeno. Come ogni pane, anche la pasta dei panzerotti deve essere lavorata a lungo. L'impasto dovrà risultare elastico, non troppo appiccicoso e dovrete lavorarlo possibilmente senza che diventi caldo. Se si scalda troppo significa che la dose di lievito che avete usato è eccessiva rispetto alla farina. Quando la palla dell'impasto sarà diventata abbastanza liscia e avrà rinunciato ad attaccarsi sia al piano di lavoro che alle mani, la sistemiamo nella stessa terrina che abbiamo usato per impastare e la copriamo con un telo bagnato con acqua tiepida, appena inumidito. Quindi lo mettiamo a lievitare naturalmente lontano da correnti d'aria. Ci vorranno come minimo 3 ore, anche 4, in funzione del clima della giornata e dell'umidità. Quando la nostra pasta sarà ben lievitata, deve circa triplicare il volume, la preleviamo e cominciamo a preparare il panzerotto vero e proprio. A questo punto il lavoro sarà molto veloce. Dobbiamo semplicemente decidere prima di tutto la misura che volete per i panzerotti, se più grossi o più piccini. Tagliate la pasta nella misura che vi interessa. Ricordate che la pasta dei panzerotti è come la pasta della pizza, quindi non va stesa assolutamente col mattarello, ma a mano. Preparate le vostre palline, stendete un pochino di farina in modo che non si appiccichi al piano di lavoro né alle vostre mani e con calma, con le dita, allargate la pasta fino alla misura che volete ottenere. Il più tradizionale dei ripieni per i panzerotti è semplicissimo: della buona mozzarella, pomodoro e un pizzichino di sale, ma come vedrete si possono fare in 100.000 modi diversi. Mozzarella e pomodoro, come per la pizza, sono la base però della maggior parte dei panzerotti. Pomodoro a pezzi, meglio se fresco, una generosa dose di mozzarella, un pizzichino di sale e adesso inumiditevi la punta delle dita con un goccio d'acqua e richiudete il panzerotto, che è pronto per essere fritto. Fate molta attenzione quando chiudete i panzerotti
perché se non sono chiusi più che perfettamente, si apriranno quando li cuocete e l'olio entrerà nel panzerotto, cosa che assolutamente non deve succedere. Questo è un modo per assicurarsi che il panzerotto rimanga ben chiuso. Tra i vari ripieni che potete fare, secondo me quello al prosciutto vale la pena di essere considerato perché forma una foderina che separerà il pomodoro, che tende a bucare la pasta, dalla pasta del panzerotto. Quindi, oltre che essere buono, è anche un ripieno pratico. Quando i panzerotti sono pronti, vanno cucinati molto velocemente, o le surgelate o le passate direttamente nella friggitrice, altrimenti la pasta diventa molle e si bucano. Quando i vostri panzerotti sono dorati, li facciamo sgocciolare su un poco di carta assorbente e li mangiamo belli caldi. Come potete vedere, comunque, se il panzerotto è venuto bene, anche grazie alla farina di riso, la carta rimane molto poco umida.